Ciao ragazzi e benvenuti su Castium Drums. Nel video di oggi voglio spiegarvi 5 finali da figo, cioè 5 finali per far vedere alla gente che siete fighi, per far vedere alla gente che siete i più fighi, per far vedere che ne so. Anche perché in realtà vi dico sempre, vi rompo sempre le scatole, che il batterista deve tenere il tempo, che deve essere bravo, che deve essere ligio, che deve stare lì dietro tranquillo, ma poi quando ci sono i finali, soprattutto in qualche pezzo, possiamo anche buttare un po' le mani, possiamo anche fare un po' i fighi, possiamo dire ok, io so anche andare veloce. A tanti piace fare questa cosa, a tanti piace dire io so fare questo, so fare questo, ok, non fatelo durante le canzoni, tenetevi se la canzone ovviamente non lo richiede, ma sul finale fate un po' quello che volete, tranquilli. Quindi oggi vi voglio dare 5 spunti per i vostri finali. Alcuni complicati, alcuni facili, alcuni lunghissimi, alcuni cortissimi. Vi voglio dare appunto un po' di idee. Poi voi mi farete sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di queste idee e vi farete sapere anche altre idee che avete voi sui finali, altre cose che magari fate che non fa nessuno ma a voi piace e quindi mi spiegate un po' di tutto. Io oltre a dirvi di iscrivervi al canale, sapete già, no, non ve lo dico. Partiamo direttamente con la sigla e poi andiamo con il primo finale. Ok, partiamo con un super classico che tutti conoscete già, ma vi voglio spiegare qualche cosa in più. Vi voglio spiegare un po' di robe in più di questa cosa che non vi ho ancora detto qual è, ma comunque sto parlando delle terzine, quelle rullante cassa. Queste qui che conoscete tutti perché si chiamano, comunque i batteristi le chiamano terzine di Bonham, ve le ho già fatte vedere, ma il fatto qual è? Il fatto è che quando arriviamo al finale del pezzo possiamo veramente fare quello che vogliamo. Più che altro non abbiamo quasi mai un tempo da seguire, quindi la figata di queste terzine è che non dobbiamo stare attenti al tempo, possiamo farle più veloce che riusciamo a farle, ma il fatto è che di solito quello che vedo tante volte è questo. Bello perché è molto figo, è super veloce eccetera eccetera eccetera, però alla fine rimane sempre statico, rimane sempre lì. Invece provate pian pianino a mettervi con calma, a suonarlo lentamente e a provare a spostarvi tanto sul set, andando a suonare il rullante ogni tanto anche con la mano sinistra, andando a suonare anche dei piatti a vuoto senza cassa, ma... Perché fatto così può sembrare ok, però cosa me ne viene di sta roba qua, è orribile, è vero anche perché stavo andando a caso, ma nel momento in cui tirate su di velocità comincia a diventare un pochettino più interessante, quindi prendetevi solo anche destra, sinistra, cassa, comunque mano forte, mano debole, cassa, e poi provate a spostarvi di più sul set, non abbiate paura anche di fare queste cose qua. Incrociate, fate un po' di prove, poi ovviamente lo metterete in un finale di una canzone con la vostra band nel momento in cui sarete tranquilli di non fare delle cavolate. Provateci perché è veramente molto 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 interessante, secondo me è più interessante farlo in questo modo qua, andando a spostare un pochettino di cose in giro sul set. Poi crossover, i crossover per chi non li conoscesse sono i movimenti una mano sopra l'altra che sono molto fighi, fanno molto figo, quindi perché non farli quando andiamo a suonare un finale? Allora vi spiego, la figata è quella di fare praticamente colpo sul crash con la destra, due colpi sul rullante, colpo col crash con la sinistra, due colpi di rullante eccetera eccetera eccetera, quindi questa roba qua. Adesso ogni tre colpi, così, quindi tum papa, tum papa, tum papa, andiamo a mettergli il colpo dopo, in pratica, e andiamo a fare questa cosa qua. Crash, rullante, crash con la stessa mano, ma l'altro crash
rullante, crash di nuovo di prima, e quel crash lì, quel terzo crash che vedete adesso, è l'inizio del prossimo giro di tre crash. Non è tanto semplice da spiegare, ve lo faccio vedere perché si capisce meglio. Iniziamo con la parte che vi ho fatto vedere all'inizio: tre crash e i rullanti in mezzo. Dopo aver fatto questi tre, dovremmo suonare teoricamente il crash con la mano sinistra. Suoniamo il crash con la mano sinistra, ma anziché dare due colpi sul rullante ne diamo uno solo, quindi crash, rullante, e poi l'altro crash a destra, rullante, quindi crash, rullante, rullante, crash, rullante, rullante, crash, rullante, rullante, crash, rullante, crash, rullante. Questo è in pratica, poi trovate tutto nel PDF così avete le diteggiature scritte bene. Però in pratica è questa roba qua fatta poi anche al contrario, quindi partendo di sinistra. Poi ve ne dico uno fattibile da tutti, cioè il finale che sentiamo sempre, e io all'inizio quando lo sentivo dicevo: chissà che cavolo fanno questi batteristi per riuscire a fare questo. E dicevo tre colpi oppure quattro colpi. Però dicevo, non capisco perché io non riesco a farlo in questo modo qua. Perché io l'avevo capito come si doveva fare, cioè avevo capito che erano due di timpano cassa. Però il mio problema, e che magari potrebbe anche essere il vostro problema, è che devono essere veramente molto precisi. A me all'inizio veniva questo. E questa roba qua non andava bene, perché o la cassa insieme al secondo timpano, oppure la cassa era subito dopo ma sbagliata, flemmava col secondo timpano, quindi era orribile. Quindi mettetevi a fare lenta questa cosa se volete. E vedrete che pian piano la tirate su e viene sempre meglio, o con due colpi di timpano, uno di cassa, o con tre colpi di timpano, uno di cassa. Quindi voi andrete a fare il vostro finale. Ovviamente non fatelo sempre solo sul timpano ci sta, è figo, ma potete anche fare tra, ad esempio, tom 2 timpano cassa per fare i tre colpi, partendo ovviamente di sinistra. O anche rullante timpano cassa. Se avete tre colpi potete fare, che ne so, tom 2 timpano. O anche qui rullante timpano cassa. Mi raccomando, la precisione. Un altro finale molto molto interessante e molto figo è quello dove si usano sticking 3 e sticking 5. O comunque sticking 5 vuol dire rullo a 5. Quindi andremo a usare questo, dove abbiamo accento con una mano e due colpi con l'altra mano fatti come ghost, oppure ovviamente anche partendo con l'altra mano. E gruppo invece da 5, cioè accento, due ghost e due ghost. Accento di destra, due ghost sinistra, due ghost destra e poi invertito. L'idea è quella di andare a suonare gli accenti con i crash insieme alla cassa. Ovviamente accento di destra sul crash di destra, accento di sinistra sul crash di sinistra. Facciamo solo rullo a 5 per adesso.
già, volendo, questo potrebbe essere un modo. Però oltre ad Ulla 5 possiamo andare a mettere abbastanza a caso, perché poi, come vi ho detto, cioè non è che ci sia tempo quando facciamo i finali, di solito non c'è un tempo prestabilito, possiamo andare un po' come vogliamo, alla velocità che vogliamo. Quindi possiamo andare a inserire ogni tanto anche dei gruppi da tre note. Ad esempio, che ne so, se io faccio due gruppi da cinque note, quindi questo. Poi quando devo riandare con il mio crash di destra, anziché fare un gruppo da 5, faccio qualche gruppo da 3. E poi ricomincio col 5. Quindi in tutto viene questa cosa qua. Quindi in pratica andiamo ad utilizzare due gruppi diversi, ma fatti un po' a caso, nel senso come ci viene. Ovviamente io adesso l'ho fatto di destra, ma lo possiamo anche fare di sinistra. Questa cosa è figa perché noi sentiamo i crash, e intanto sentiamo un tappeto sotto di rullante che fa sempre doppi colpi. Ultimo, il fill alla Ian Pace. Ian Pace ogni tanto fa questa roba qua, che è un fill anche questo fattibile da tutti. Oggi ho deciso di mettere su 5 fill, praticamente due fill che sono fattibili da tutti. Ovviamente ci va un minimo di tecnica, ma praticamente chiunque li può fare. Erano il numero 3 e questo numero qui. Il 5 è quello di Ian Pace, che è... tutto semplice tranne la fine. Il primo pezzo è facile, basta riuscire a beccare la ritmica giusta e poi lo possiamo fare o col rullante normale o col rullante rimshot, quello fate quello che volete. L'altra cosa, attenzione, è praticamente la stessa roba del film numero 3, dove vi parlavo di timpano, 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 cassa. Ma anziché fare timpano, 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 andiamo a fare rullante, tom, timpano. E poi ovviamente cassa in fondo. Quindi. Con questo, ragazzi, io la chiudo veramente qui. Vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video, se vi sono piaciuti questi finali, se sono dei finali che già fate, che già conoscevate, oppure se sono finali che non avete mai visto, che non avete mai fatto, ma vi piacerebbe fare. Ovviamente, come vi ho detto anche all'inizio del video, alcuni sono difficili, alcuni sono facili, quindi qualcuno ha bisogno di più tempo di studio per riuscire a farlo al meglio, qualcuno ha bisogno invece di pochi minuti e si riesce a far subito, quindi dipende un po'. Comunque, detto questo, non sto più a rompervi troppo le scatole. Vi ricordo di farmi sapere qui sotto nei commenti un po' di cose, come vi dicevo all'inizio del video. Vi ricordo soprattutto di iscrivervi al canale se vi va, di cliccare sulla campanellina, sui social Instagram, Facebook e Telegram. E basta, io vi saluto veramente qua e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!